Oggi seppure la nebbia freddo, non è che fa particolarmente freddo, però c'è sempre qualcosa da fare. Qui raccogliamo l'acqua in questi bidoni dal pollaio, dal fienile e dalla casetta degli asini. Raccogliamo l'acqua per l'orto d'estate, perché l'acqua col cloro del rubinetto, a parte che ha dei costi incredibili, a parte che non si può, ma poi col cloro e non va bene, e quindi ogni tanto bisogna svuotarle. Ok, adesso uno si è svuotato e adesso svuoto l'altro. Ah, traffico, però bisogna fare, che guarda che qui siamo a 400 e più di 400 metri, per cui oggi c'è anche la nebbia. Quando c'è la nebbia alta è evidente che è un fastidio, perché non fa particolarmente freddo, perché sotto zero è andato solo un po' di volte, un paio di volte tra Natale e oggi, quindi non è che è andato particolarmente, fatto particolarmente freddo. Poi in alto umido non è quasi mai, a parte oggi che c'è appunto questa nebbia alta, cioè in basso non c'è, c'è solo in alto. E l'orto è qui, l'orto è qui, i lombrichi sono lì tranquilli, i cavolfiori stanno crescendo, gli ultimi due, gli altri li abbiamo mangiati, e ormai i broccoli sono gli ultimi, ancora uno l'abbiamo tolto stamattina. Poi sapete che ricrescono i broccoli, per cui non è il caso di togliere subito, eh? Là c'è in quel secchio marrone, c'è il vegetale che sta compostando, che poi darò come alimentazione ai lombrichi. Lì, come vi ho già fatto vedere, c'è il secchio con il letame pronto, che appena smette vi faremo un video poi per vedere il momento dell'alimentazione dei lombrichi. Dove la metto l'acqua? L'acqua con questo tubo di 50 metri la faccio andare qua nel pozzo, perché sto pozzo profondo 23 metri l'ho fatto 2-3 anni fa, però 7-8 anni fa, però c'è poca acqua, e quindi faccio andare l'acqua dentro quando ci sono le vasche piene, per non sprecarla la faccio andare dentro, e se non la lascio seccare troppo non va via, non si disperde, così la utilizzo per bagnare l'orto e il prato e i frutteti. Si cerca di aggiustarsi un po'. Questa sono i sfalci, ancora i rami, le ramaglie che devo ancora triturare, e questa è l'altra vasca che raccoglie l'acqua del fienile. Adesso è nevicato, ne è venuta 30 centimetri abbondante, 35, ora si è quasi sciolta tutta. Ieri l'abbiamo svuotata, sono 1000 litri, adesso ce n'è già di nuovo 550 litri, vedete, siamo qua. Ecco qua. Questo è il segno dei 600 e questo qua è il segno del 500, siamo più o meno a 550. Adesso, se non piove troppo,
la svuoto perché le previsioni danno brutto tempo per un po' di giorni e quindi bisogna aggiustarsi un pochino e quindi vedremo. Vedete, l'altro giorno vi ho fatto vedere il video che si vedevano le Alpi, adesso non si vede la valle. Ecco qua, sono quasi, sono 275 litri questi bidoni qua, ce ne due circa 600 e gli altri sono da 1000 litri. La pompa l'ho comprata un paio d'anni fa, una pompa immersione che per ora va molto bene, è cordaleggiante, quindi quando potrei anche teoricamente star dentro e lei si spegne automaticamente quando l'acqua manca, però cosa faccio in casa, cosa vuoi fare? Dopo un po', e vedete il tetto è grande, ha due falde, qui si arrangino anche qua come sotto una trentina di centimetri di neve, si è sciolta praticamente tutta, e anche se abbiamo svuotato ieri, adesso con la pioggia si stava di nuovo, erano già pieni e stava scappando fuori. Qui il carunchio che si fa sentire, capisci, le galline le abbiamo aperte, poi con la pioggia loro non amano le galline star fuori. Allora le abbiamo chiuse, invece le oche si stanno divertendo un mondo, perché con la pioggia loro si divertono, sguazzano nelle pozzanghere, quindi sono belle tranquille. E voilà, qui c'è il vascone, la pompa è dentro, vedete il galleggiante? Adesso è ancora basso, man mano che si riempie lui si solleva e poi automaticamente parte la pompa. Sembra che abbia smesso quasi di piovere, gocciola solo più. No, adesso ha ripreso. Aspetto che arrivi Gloria con gli ombrelli che sono sopra e poi c'è 40 metri circa di qua fare il giro intorno alla casa e andare nel fosso. Ce la fa questa pompa tranquillamente, che vuol dire che insomma, che funziona, che fa. Poi si può usare il trucco che così praticamente parte quando vuoi tu. Ecco lì, questo sta pompando, sentirete il rumore, ecco l'acqua che scende, vedete che il livello si è abbassato, che siamo a 500 litri adesso. Questa vasca contiene circa 1000, sono da 1000 litri. Voi pensate che queste vasche qua contengono, le si comprano di seconda mano, le hanno negozi che vendono materiale per l'agricoltura e vengono utilizzate per mettere dei liquidi dentro, quasi sempre porcherie per l'agricoltura purtroppo, quella non pulita, hanno qualsiasi cosa, liquidi che servono poi miscelati per fare cose di prodotti dell'agricoltura, per dei prodotti per lavare, schiume, insomma, porcherie varie. Vengono svuotate, non tutte, poi altre contengono anche dei liquidi consentiti. Adesso mettiamo uno degli ombrelli sopra quei due fili che non si bagnino, tanto sono due gli ombrelli. Ti ho detto, ho chiesto per cortesia, portali qua tutti e due, uno lo mettiamo sopra e uno lo tengo io. E vengono lavati, vengono
e poi dopo poi li vendono. Io ne ho comprati tre e ne ho due, uno qua e l'altro lì dagli asini, uno su vicino all'orto, che è quello che riempo per bagnare. Poi ho quei due bidoni che invece li ho comprati da un mio amico, che lui condisce le olive. È calabrese, è come lavoro, eh? Gli arrivano periodicamente quei due grossi bidoni pieni di olive, lui li condisce e li vende nei negozi condite insieme ad altri prodotti alimentari, e me li ha regalati gentilmente. E niente, che cosa faccio? Io avete già visto, riempo. Adesso uno dei due ombrelli, adesso ho preso l'ombrello perché si è rimesso a piovere, anche se non forte. E già che abbiamo tutto in piedi, abbiamo deciso di continuare. Così svuotiamo tutto. E se domani è vero che deve rimettersi a piovere, almeno questo lavoro l'abbiamo fatto. E in campagna non c'è da annoiarsi quasi mai.